un dispositivo denominato Audio Guida, dove abbiamo caricato 50 tracce audio di un racconto realizzato da una storica dell'arte salernitana, la dottoressa Ivana Principato, che ovviamente ha realizzato questo racconto che poi noi abbiamo adattato ad uso turistico, perché le tracce non dovevano superare più di 3 minuti. L'abbiamo fatto poi l'adattamento anche in inglese, francese, spagnolo, olandese, russo. Stiamo realizzando prossimamente anche per la lingua tedesca, la lingua araba, sperando e augurandoci insomma che possiamo implementare, perché è un dispositivo dove vengono inserite, si possono inserire 16 lingue e fino a 999 tracce. Quindi si racconta la storia della città di Salerno? Sì, dal VI secolo avanti Cristo ai giorni d'oggi. Salerno vanta una storia importantissima, sono circa 3.000 anni di storia quella documentata. Abbiamo dei capolavori, parlo della cripta, fatta da uno dei più grandi architetti del tardo Rinascimento, Domenico Fontana. Abbiamo le spoglie di uno dei quattro evangelisti, San Matteo. Nel Museo Diocesano, oltre alla collezione degli avori, che è una delle collezioni più complete al mondo, ma abbiamo anche altre opere che noi abbiamo selezionato, almeno 10, proprio per creare una fruizione che possa quindi valorizzare al meglio il nostro patrimonio culturale, ma una fruizione comoda, leggera e soprattutto libera, perché quello che vuoi ascoltare, ascolti, quello che non vuoi ascoltare, non lo ascolti. Dove si trova questa audioguida? Allora, noi al momento abbiamo fatto richiesta, perché qui c'è uno stand che abbiamo idea, insomma, di partire con uno, dove ci saranno ad accogliere anche, insomma, turisti stranieri, visto che avremo dei mediatori linguistici che stiamo selezionando e ricercando sempre a Salerno, e quindi avremo una sosta che sarà prevista probabilmente dopo lo 089, o in alternativa c'è il contatto diretto con la Insatur, quindi col sito che abbiamo realizzato Piero Marcello, e oppure con i nostri contatti telefonici. Diciamo che lo studio che abbiamo fatto insieme allo staff, perché attorno a me sono girate circa 15-20 persone che abbiamo prodotto quindi l'audioguida, perché ci siamo posti due tipi di problema. Il turista a Salerno arriva perché? Perché va in costiera, va a Pompei, va a Pestum, ed è giusto che sia così. Visita la città e vuole visitare la città o quando arriva o quando parte. E trovare in quelle date che lui decide una guida turistica autorizzata, trovare praticamente anche quella guida turistica autorizzata che parla la sua stessa lingua è un po', diciamo, improbabile. E anche, diciamo, economicamente un'offerta, insomma. Noi abbiamo creato un prodotto di qualità per poter trattenere le persone a Salerno per circa 2 ore e mezza di percorso, che quindi riteniamo che abbiamo fatto un lavoro che può essere utile a tutti gli operatori di Salerno. E infatti io sto iniziando a contattare tutti gli operatori, dalle strutture ricettive agli operatori poi turistici, perché può essere una di quelle offerte che mancava a Salerno e noi l'abbiamo realizzata. Abbiamo già fatto un test durante la fila del crocifisso ritrovato, ci tengo a precisare questo, abbiamo ottenuto 10 recensioni sottoscritte da 10 turisti, abbiamo ottenuto 2 buoni e 8 eccellenti, insomma, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon prodotto. La mappa che mi fanno notare giustamente è appunto dove spieghiamo la logistica visiva, e abbiamo realizzato anche delle sottomappe per fare in modo che il turista non abbia bisogno di un accompagnatore, ma che si lascia accompagnare dalla mappa. Percorso per il Museo Diocesano, Giardino Minerva e Cattedrale. Ovviamente siamo partiti di qui perché vi posso assicurare che è stato un lavoro che è durato circa 9 mesi, per cui oggi iniziamo da questo. Il futuro, vediamo.